A qualche settimana dalla presentazione del nuovo sistema di conferimento dei rifiuti, si intensificano anche i controlli per evitare l'abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio salese. A volerlo fortemente sono addirittura gli stessi cittadini, che come nel caso specifico a cui si riferiscono le immagini, stanchi dal vedersi giornalmente abbandonati i sacchetti con tutto il materiale, inutile sottolinearlo non differenziato, hanno deciso di installare telecamere per poter immortalare non solo il momento dell'abbandono, ma anche il responsabile. E così, intorno alle loro abitazioni o lungo le strade che le collegano ai centri cittadini, è scoppiata la mania di controllare tutto e tutti. Potrebbe esserci anche l'amara scoperta del nostro vicino, che intollerante alla sistematica raccolta differenziata con buste ecologiche e giorni specifici per la raccolta, venisse a lasciare il sacchetto selvaggio proprio nei pressi della vostra casa. Ma non basterebbe vederlo e coglierlo sul fatto, bisognerebbe avere le prove inconfutabili del reato. Ed è quello che è successo nella periferia di Sala Consilina, dove questa autovettura ha lasciato cadere con una certa disinvoltura il suo sacchetto dal finestrino, allontanandosi poi normalmente come se nulla fosse successo. Ignaro delle telecamere, o il trasgressore, per effetto dell'articolo 15,1 del codice della strada, si vedrà recapitare una sanzione pecuniaria comprensiva di obbligo di rimozione dell'illecito sversamento dei rifiuti, oltre al ripristino dello stato dei luoghi dove è avvenuto il fatto.